Benvenuti amici di Trasporto, benvenuti agli amici in streaming che ci guardano in diretta sul sito della Crazy Coast. Praticamente siamo a 2 minuti e 40 secondi dall'inizio della big match di questo campionato di Serie B Girone C, che vede affrontarsi le due capitoliste attualmente del girone a pari punti, 8 punti a testa in classifica, e questa gara decreterà il campione d'inverno di questo campionato. La sfida sarà accesa, e l'atmosfera è tranquilla qui a Roma, c'è una bella giornata di sole. Diamo il benvenuto a tutti gli amici che ci guardano e diamo per il momento la lettura delle informazioni. Per la Donnarumma Roma col numero 5 Isaola Demola David, col numero 6 Calò Francesco, col numero 7 De Santis Pietro, col numero 8 Panza Nicola, col numero 9 Marian Grebab Tevodros, col numero 11 Sprignoli Massimo, col numero 12 Rekerao Sinamenie, col numero 14 Ordogio Jimenez Arez Gorri, col numero 17 Taratufolo Fernando Moreno, col numero 18 Divieso di Giuseppe. Diamo una lettura della formazione della Crazy Coast. Battipaglia che si schiera col numero 8 Valerio 40, col numero 14 Fabio Ciaglia il capitano, col numero 99 l'onnipresente Michele Salvatore, con il numero 18 il pivot Andrea Calò, col numero 15 l'ala guardia Leonardo Donvito, col numero 9 la guardia Domenico La Tagliata, Lazzaro Fasulo, col numero 13 Vincenzo Spinelli, col numero 20 l'ucraino Andriy Vojtovic, col numero 55 il veterano Giacomo Bestioni. Buona partita a tutti, siamo pronti per la palla 2 di inizio partita. Michele Salvatore intanto è già sul terreno di gioco insieme ad Andrea Calò, insieme a Leonardo Donvito. Vedremo chi si schiera. Domenico La Tagliata è il quinto uomo, è il playmaker Valerio 40. Per Roma in campo con il numero 11 Sprignoli Massimo, la squadra romana ancora deve fare l'ingresso sul campo, col numero 9 Marian Grebab Tevodros, col numero 5 Isaola Demola David, col numero 18 Divieso Giuseppe e col numero 8 Panza Nicola. Tutto pronto per la palla 2 tra Calò e Divieso. A dirigere l'incontro due arbitri espertissimi del basket in carrozzina, che arbitrano anche competizioni internazionali. Tutto pronto, palla 2 tra Calò e Divieso, primo possesso per Roma. Possesso di palla Sprignoli, che cerca di liberarsi dalla marcatura di Donvito, non ce la fa, sbaglia il passaggio, Leonardo Donvito riesce a intercettare il pallone, poi Sprignoli sporca la palla, esce dal fondo e primo possesso in attacco per la Crazy Coast dopo appena 14 secondi di gioco. Palla per 40, ottima palla sotto per Calò, che da sotto non fallisce, primi due punti per lui, 2-0 Battipaglia dopo 20 secondi. Intanto ottima palla centrale per il numero 8 Panza Nicola, che va anche lui a bersaglio e impatta così la partita. Due pari il punteggio dopo appena 40 secondi. Valerio 40 a dirigere le danze per l'attacco battipagliese. Assist per Salvatore tutto solo, si prende il tiro, realizza e subisce anche fallo da Panza, primo fallo della partita per Roma. Vedremo come se la caverà nel fondamentale del tiro libero Michele Salvatore, che nell'ultima partita ha avuto una pessima percentuale, 4 su 11 nella precedente partita contro Termoli in casa a Battipaglia al Palazzaoli. Vediamo come se la cava con questo tentativo dalla lunetta. Sbaglia il libero, 4-2 il punteggio.
sta affidata a 40. Per la tagliata, c'è ottimo pressing del numero 11 Sprignoli su Valero, che gode di un buon tiro dalla media distanza. Proprio questo Roma vuole evitare, si prende il tiro salvatore, il ferro non aiuta la conclusione del battipagliese. Contropiede per Roma col numero 9 Mariam Grebab, che subisce fallo di Michele Salvatore. Situazione falli che impatta, un fallo a testa per le due formazioni. Siamo a 8 minuti e 33 dal termine della prima frazione di gioco. Rimessa per Di Viesto, che prende il tiro, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Michele Salvatore che parte per il contropiede, ma la difesa di Roma è già schierata. Michele Salvatore tenta comunque l'azione solitaria, poi si ferma in posizione di guardia, serve una palla alta per Calò, che ha un problema a controllare, ha il problema ora di girarsi e tentare la conclusione, e mette dentro la palla. Quarto punto per lui, 2 su 2, Battipaglia 3 su 3 da 2 in questo momento, 100% di realizzazione, mentre Roma ha sbagliato due conclusioni. Non c'è il controllo da parte di Marian Grebau, che non riesce a controllare il pallone a ridosso del centrocampo. Rimessa, Valerio 40 si appresta per la rimessa a favore di Michele Salvatore. Tenta la penetrazione, ma ben chiuso da Sprignoli, cerca un compagno da servire, serve Leonardo Donvito, ottima palla ancora per Andrea Calò, che viene sporcato nel tentativo e non riesce il controllo del lungo romano. 6 a 2 il punteggio, a 7:45 da giocare. Palla per Meriam, che ha difficoltà nel controllare il pallone, e poi c'è fallo di 40 nel tentativo di contrastare l'azione offensiva del numero 5 di Jaola. Secondo fallo di squadra per Battipaglia, primo personale per 40. Rimessa affidata a Panza Nicola, per Iciaola, che serve il numero 18 di Viesto, che serve un ottimo assist per il numero 9 Barian. Bella azione dei romani, e quarto punto complessivo di squadra, 6 a 4 il punteggio dopo 2 minuti e 30 del primo quarto. Don Vito lascia le operazioni a Valerio 40 per giostrare questa azione d'attacco. La tagliata ben pressato, cerca un assist improbabile per Calò, palla sbagliata, ma c'è disattenzione della difesa romana, che però riesce a recuperare palla, supera in questo momento il centrocampo evitando l'infrazione degli 8 secondi. 40 cerca a sporcare il pallone di Ciaola, che va a segno. Tre canestri ad opera di tre giocatori diversi a favore di Roma, Ciaola con l'ultimo canestro appena realizzato, il primo canestro di Panza, e poi Marian Grebab che fissa il punteggio sul 6 pari. Fallo intanto al numero 18 di Viesto, situazione falli che torna in parità, due falli per squadra. Palla per Calò sotto, che tenta la conclusione e la mette dentro. Sesto punto per lui, ottima media da due per Battipaglia, che ha fatto quattro conclusioni da sottocanestro, tutte e quattro a bersaglio. E ritorno in vantaggio Battipaglia, 8 a 6, a 6 e 20 dal termine della prima frazione di gioco. Avanza il numero 8 Panza, sfrutta il blocco di Sprignoli, gioca due con Sprignoli, Panza si prende la conclusione, invece scarica un ottimo assist per il numero 9 Mariam, che però sbaglia la conclusione. Contropiede per Battipaglia, Don Vito tutto solo che esce pressato, ottimo gioco a due con Salvatore, che però viene stoppato da Panza. Tiro sbagliato intanto da parte dell'attacco romano. E intanto c'è minuto sul punteggio di 8 a 6 per Battipaglia.
5 minuti e 40 dal termine del primo quarto. Gli allenatori parlano con i propri giocatori. Siano sta incitando i suoi a una difesa più attenta e più aggressiva per cercare di non subire il gioco offensivo romano, che ha liberato in due occasioni, con due belle azioni d'attacco, anche i piccoli sotto canestro, mossa che può spiazzare la difesa battipagliese, che deve trovare le giuste contromisure all'attacco del Donorione Roma. Battipaglia intanto rientra in campo, lo fa anche Roma e si schiera in difesa, rimessa da fondo per Battipaglia che conquista il pallone dopo il tiro sbagliato della squadra in maglia verde. 40 per Don Vito e Don Vito ancora per 40 a gestire questo possesso. Solito schema, palla per Calosotto che però non controlla. Calosi c'è tutto solo in contropiede di Giaola che impatta la partita e diventa il miglior realizzatore dei suoi con 4 punti, 2 su 2 per lui al tiro. 8 pari dopo 5 minuti di gioco. Michele Salvatore va al tiro, realizza e subisce fallo per la seconda volta. Fa canestro e subisce fallo, vedremo come se la cava dei liberi. Ha lavorato tanto Siano su questo fondamentale in settimana per cercare di migliorare le medie disastrose della partita con Termoli. Ricordiamo che ha vinto Battipaglia contro Termoli di 9 punti, ma fino a 50 secondi alla fine era avanti di 15, qualche leggerezza di troppo ormai a partita acquisita ha consentito a Termoli di accorciare le distanze proprio nell'ultimo minuto. E complice anche i tanti tiri liberi sbagliati che avrebbero sicuramente dato in attivo un vantaggio superiore a Battipaglia nei confronti di Termoli. Vediamo il secondo tentativo di Michele dalla lunetta, sbaglia 0 su 2 in questo fondamentale, sta litigando col canestro dalla lunetta Michele. 10 a 8 guida Battipaglia, partita punto a punto, c'è una palla mal controllata da Sprignoli che però recupera il pallone, scambia con Panza per il numero 9 Mariam, riapre per il numero 8 che ha una buona conclusione, lo fa vedere, non la manda a dire, realizza il suo quarto punto e impattando di nuovo la partita sul 10 pari a 4 e 27 dal termine. 40 serve la tagliata che si può prendere il tiro, lo prende ma non prende canestro, ma c'è infrazione di 3 secondi di Andrea Calò che sostava nel pitturato da un po' di tempo, gli arbitri puniscono questa infrazione del battipagliese. È entrato il numero 5, Giaola guida l'azione dei suoi, si muovono sotto canestro Panza e Mariam, Panza si prende un altro tiro e lo mette, primo vantaggio per Roma. Mariam un buon tiro, scusate Panza un buon tiro, la mette dentro, 3 su 5 per lui, sesto punto e diventa il miglior realizzatore della partita insieme a Calotti. Tiro di La Tagliata che sbaglia, tiro troppo lungo, rimbalzo di Sprignoli che viene contrastato da Calò che recupera palla con la giusta cattiveria agonistica che serve in questi incontri. Valero 40 va in stazione solitaria sotto canestro, si prende il tiro e la mette dentro. Ottima azione di Valerio 40 che fa vedere tutto il suo valore in questa azione personale, rimpattando il match sul 12 pari a 3:28 alla fine del quarto. Intanto Panza supera il centrocampo per i suoi, serve Giaola. Ottimo scambio tra Di Viesto che serve un ottimo assist a Mariam che va a canestro e subisce fallo. Chiamato invece fallo in attacco a Mariam, pensavamo tutti nel fallo difensivo di 40, invece fischiato fallo in attacco e situazione falli 5 a 2 per i locali e dal prossimo fallo Battipaglia andrà in lunetta per il bonus raggiunto da Roma.
anzi si va in bonus da adesso perché il canestro valido, il possesso era tornato a battipaglia, quindi per la legge del bonus chi ha possesso palla e subisce fallo quando la squadra avversaria ha raggiunto il bonus ha diritto a due tiri liberi alla lunetta. Ed è Domenico la tagliata che ha subito sfondamento ed è lui ad incaricarsi dei due tentativi dalla lunetta. Speriamo che Battipaglia possa migliorare la media dal tiro libero. Realizza il primo Domenico la tagliata, primo punto per lui. Sbaglia il secondo, rimbalzo difensivo di Roma. Sulla pressione di Calò costringe il numero 8 all'infrazione. E adesso Roma guida di un solo punto, 14-13. Rimessa affidata a Don Vito che viene contrastato dal numero 5 Isciaola. Di nuovo rimessa per Battipaglia, 24 secondi per il possesso battipagliese, 40 secondi del tiro, ma è corto, ma c'è l'ottimo rimbalzo di Calò che riporta avanti i suoi.